Ciao a tutti, sono Italo e sono di nuovo qui. Ho portato con me la mia amica Silvia. Salve a tutti, sono Silvia. Amo l'Italia e ho viaggiato tanto nel vostro paese, visitando quasi tutte le regioni italiane. Wow, cosa ti ha più impressionato dell'Italia? Sicuramente le vestigia storiche e gli incantevoli paesaggi. L'Italia è ricchissima di patrimoni mondiali. Proprio come la Cina, che è un altro grande paese per quanto riguarda il patrimonio mondiale dell'UNESCO. Discendiamo tutti da grandi civiltà. Quindi tu conosci bene anche il patrimonio mondiale cinese? Sì, anche io ho fatto una piccola ricerca al riguardo. Ti posso fare delle domande? Certo, ma in Cina c'è un proverbio che dice la cortesia richiede reciprocità. Posso farti qualche domanda anche io? Nessun problema. Allora facciamo un quiz sulla conoscenza del patrimonio mondiale. Perfetto, ecco la mia prima domanda. Ma iniziamo subito così? Sì, senza giri di parole. Ti chiedo prima qualche cifra. Mi piacciono tanto i numeri. Dai, fatti sotto. Qual è il paese con il maggior numero di patrimoni mondiali? Quello con il maggior numero di patrimoni naturali e quello con il maggior numero di patrimoni culturali. Ma sono domande elementari. È l'Italia a possedere il maggior numero di patrimoni mondiali, mentre la Cina vanta il maggior numero di patrimoni naturali. Il paese con il maggior numero di patrimoni culturali è senza dubbio Italia. Esatto, brava! Grazie. Quindi sicuramente sai anche qual è la città con più patrimoni mondiali, vero? Certo, è proprio qui dove viviamo, Beijing. Qui si trovano la Grande Muraglia, la Città Proibita, il Palazzo d'Estate, il Tempio del Cielo, le Tombe dei Ming, il sito dell'Uomo di Pechino di Zhou Koutian, nonché il Tratto di Beijing del Gran Canale. Bravissima! Conosci molto bene Beijing. Grazie. Ma non dovevamo fare a turno a fare le domande? Perché me ne hai fatta un'altra? Ah, te ne sei accorta. Allora, chiedimi qualcosa tu. Sono pronto. Ok. Ti volevo chiedere qualcosa un po' difficile. Fra i patrimoni mondiali esistenti in Cina, ce ne sono quattro di tipologia mista. Quali sono? Allora, Monte Taishan, Monte Huangshan, Monte Emei, incluso il Buddha gigante di Leshan, e Monte Wuyi, giusto? Bravo, sei davvero in gamba. Ti faccio un'altra domanda, di cui pochi conoscono la risposta. Fra i patrimoni mondiali culturali in tutto il mondo, ce ne sono due, solo due, che soddisfano tutti i sei criteri di iscrizione al patrimonio culturale. Quali sono? Questa è veramente difficile. So che uno di questi è Venezia e la sua laguna. Esatto. L'altro, fammici pensare. Qual è? Forse le grotte di Mogao a Dunhuang in Cina. Bravissimo Italo, le sai proprio tutte. Certo, e poi le grotte di Mogao sono uno dei patrimoni culturali che preferisco. Credo che siano davvero uniche. Ma dici qualcosa di più? Il complesso noto come grotte di Mogao è composto da 735 grotte in cui sono conservati 45.000 metri quadrati di pitture rupestri, con oltre 2.400 sculture colorate e 5 tettoie in legno risalenti alle dinastie Tang e Song. Sono un'opera d'arte tridimensionale che combina architettura, scultura e pittura. Scavate in un periodo di circa 1.000 anni, a partire dal periodo dei 16 regni fino alla dinastia Yuan, le grotte di Mogao sono non solo un brillante tesoro artistico dell'antica civiltà cinese, ma anche un'importante testimonianza degli scambi fra diverse civiltà avvenuti lungo l'antica via della seta. Italo, mi hai davvero sorpresa. Grazie, ma anche tu sei una grande Silvia. Credo che anche la mia prossima domanda sarà troppo facile per te. Allora vediamo. Con tutti questi nomi così familiari, questa è una domanda in cui bisogna unire quelli della stessa tipologia, vero? Esatto. Ho alzato il livello di difficoltà. Collega i seguenti siti del patrimonio mondiale cinese con quelli italiani in base alla loro tipologia. Da un lato sono i patrimoni cinesi, dall'altro lato sono tutti italiani. Allora, interessante. Fammi pensare. Aspetta. L'arte rupestra di Huashan e incisioni rupestri della Valle Calmonica sono nello stesso gruppo. Poi
La città antica di Pingyao è Firenze. Yinxu è Agrigento, Tulou è Trulli, Giardini di Suzhou è Orto Botanico di Padova, giusto? Brava, tutto giustissimo! Ho visitato personalmente diversi di questi siti. Alcuni sono ricchi di storia, altri rappresentano capricci architettonici, altri ancora sono eccellenze artistiche e alcuni fondono riflessioni profonde sull'essere umano e sulla natura. Hai ragione, sono davvero speciali. È davvero romantico e illuminante vedere come questi patrimoni culturali cinesi e italiani possano essere adunati in modo così perfetto. Sono d'accordissimo, però c'è un'altra copia di patrimoni culturali cinese e italiano che hai dimenticato di citare. Eccola! Il 16 novembre 2020 si è tenuto a Zhangjiajie, nello Hunan, un evento internazionale di dialogo e scambio tra l'area di interesse storico e paesaggistico di Wulingyuan a Zhangjiajie e un altro posto per condividere le rispettive esperienze sulla conservazione, lo sviluppo e l'utilizzo del patrimonio naturale mondiale. Cosa dovrei mettere tra quelle parentesi? Wulingyuan a Zhangjiajie, immagino forse le Dolomiti. Sapevo che sarebbe stato un gioco da ragazzi per te. Sì, perché oggi siamo tutti preparati. Ho l'ultima domanda. Ma che ne dici di lasciare l'ultima domanda a chi sta guardando il nostro programma? Buona idea! Vediamola insieme! Nell'ambito del meccanismo di cooperazione culturale sino-italiana, la Cina e l'Italia hanno fornito un modello per la conservazione, la gestione e l'utilizzo dei siti del patrimonio mondiale attraverso un innovativo modello di cooperazione, il gemellaggio tra i siti del patrimonio mondiale. Quale posto è la città italiana di Verona? Hanno firmato un accordo di cooperazione e svolto una serie di attività di scambio. L'ultima domanda di Italo è davvero un rompicapo. Ma nel nostro pubblico ci sono molte persone competenti. Vi do anche un piccolo suggerimento. Si tratta di una città molto bella nel sud della Cina. È una città... Fermati Italo, altrimenti va a finire che i nostri amici indovinano subito. Mandateci un messaggio se conoscete la risposta. E se conoscete altre curiosità sul patrimonio culturale e naturale mondiale di Cina e Italia, non esitate a condividerle con noi. Oggi è la giornata del patrimonio culturale e naturale della Cina. Grazie per aver seguito il nostro quiz sulla conoscenza del patrimonio mondiale. Gli scambi e la cooperazione culturale e turistica tra Cina e Italia continuano a scaldarsi e in futuro ci sarà ancora più fermento. Restate sintonizzati e arrivederci a presto! Ciao ciao!